Ciao a tutti angeli, benvenuti in un nuovo video. Chi sono io? Io sono Charlie O. E sì, sono stato latitante la scorsa settimana. Sì, ho un buon motivo per cui sono stato latitante, ma arriveremo lì con calma, perché sapete che se c'è una cosa che mi contraddistingue è essere logorroico come pochi. Quindi voi come state? Sì, sto tergiversando, l'abbiamo notato tutti, vero? Ma io so che alcuni di voi sono astuti come Scatol, che usa una forchetta come arricciaspiccia per pettinarsi i capelli. È un autentico arricciaspiccia. Ma non è questo il punto. Il punto è che sì, ho trovato un lavoro e questo è il motivo per cui sono stato latitante. Ma andiamo con calma. Prima di tutto, iniziamo. Pensavo di fare un get ready with me, per così vi faccio vedere un po' come mi trucco tutti i giorni, appunto, per andare al lavoro. Sto dicendo sì, tante volte lavoro, ma non ho ancora detto che lavoro faccio, dove, come e perché. Ma ci arriviamo ora. C'era una volta in un regno lontano, lontano, a parte le strunzatine, il giorno in cui ho scoperto di essere negativo, sono passato in un negozio vicino a casa mia. Ho letto la scritta cercasi stagista, cercasi tirocinante. Ecco, questo negozio io lo conosco da anni, è una catena di make-up. Se volete sapere che negozio è, seguitemi su Instagram, che lì vi dico tutti i giorni, vi do notizie, vi do informazioni, trovate sempre tutto qui. È un negozio appunto che io conosco da anni, ci sono sempre andato e ci sono dei marchi in esclusiva che a me piacciono tanto tantissimo. E quindi niente, c'era questa scritta e ho detto, sai che c'è, io faccio il tampone, perché sì, sono stato un positivo, non l'ho mai detto su YouTube, però vabbè, ho detto, vediamo se il destino mi segue, vuole che io mi metta su questa strada. Quindi entro, do il mio curriculum, io avevo già mandato il mio curriculum online per questa profumeria, ma non avevo saputo niente. Ho detto, sai che c'è, io lo do pure fisico, perché boh, sono un ragazzo d'altri tempi. Do il curriculum, ho detto, ma figurati se prendono a me, ma figurati se mi chiamano. Mi hanno chiamato. Quindi niente, vado al colloquio, non aspettandomi niente, perché io avevo già fatto un colloquio per un'altra catena. Faccio il colloquio e mi trovo subito bene. Calcolate che ho trovato una persona a cui piace chiacchierare quanto me. Quindi questo colloquio, di solito i colloqui si fanno veloci, no? Un quarto d'ora, 10 minuti, 20 minuti. Ecco, io ci sono rimasto a parlare almeno un'ora. Un'ora a parlare, fondamentalmente degli affaracci nostri, perché abbiamo passato sì i primi quarto d'ora, 20 minuti a fare le cose più serie, quindi a parlare esperienze di qua, di su per giù, poi abbiamo iniziato proprio a conoscerci, a parlare quello che ci piace, quello che piace a me, come va quel negozio, qual è l'obiettivo, di qua, di su per giù, abbiamo chiacchierato per un'ora. Le vibe dopo questo colloquio erano così, non lo so, ero un po' incredulo, non ci volevo sperare, non ci volevo credere, però fatto sta che vado a mettere il fondotinta che ho comprato in quel negozio, tra l'altro, perché una ragazza su Instagram mi ha detto ricordati che sei lì per guadagnare, non per spendere. Il mio cervello ancora non l'ha capito, amici, il mio cervello ci deve ancora arrivare a questa informazione. Io lo sapete, tanto che ho le tasche, le mani, i piedi, le bucate, e infatti non sono più piene di sassi perché mi cade tutto. Andiamo a mettere il fondotinta. Il fondotinta che ho comprato è questo di Yves Saint Laurent Le Tint. È meraviglioso, è un fondotinta leggero, liquido, molto idratante. Io l'ho preso più scuro della mia carnagione. Un po' di proposito, perché ho detto magari mi abbronzerò quest'estate. Vabbè, non c'è bisogno di ridere così forte, uno ci può sperare che si abbronzi, no? E quindi l'ho preso un po' più scuro, cioè non tanto più scuro, però abbastanza che mi fa sembrare un po' Shakira. Sapevo cosa aspettarmi da come fosse andato questo colloquio, ci eravamo lasciati con... Guarda, era un sabato, sì. Guarda, io ora proverò a farti sapere se ci sei piaciuto, ti richiamerà la nostra manager, la nostra questa tipa, mercoledì. Va bene, ok, io ho detto, vabbè, speriamo, ci risentiamo. Comunque, molto gentili, ho già detto che sarei tornato per fare shopping. Lo sapete che se io non arrivo in rosso alla fine del mese, io non sono felice. Che ve devo dire? A me piace il brivido dell'acquisto, proprio mi piace, mi dà una sensazione d'appartenenza al mondo. Io la giustifico come aiutare l'economia globale, in realtà sappiamo semplicemente che
amo spendere soldi. Che esco dal negozio, ho detto, ma chissà come sarà andato. Tra l'altro, ragazzi, sono andato per il colloquio dopo aver mangiato in una pizzeria napoletana, quindi immaginate. Era un po' strapieno, però vabbè. Facciamo qualche passo, una ventina di minuti dopo mi chiama e mi dice, guarda, ti ho fissato il secondo colloquio. E io quindi ho detto, ah cavolo, molto bene, molto molto bene, ed ero super felice. Infatti ho detto, ah che bello, di qua, vado a fare il secondo colloquio. Stavolta il colloquio all'inizio stava andando un po' così così, nel senso, io ero un po', non lo so, un po'... come si può dire, disilluso, un po' sui freni, quindi non mi sono esposto più di tanto. Infatti il colloquio praticamente stava finendo lì, nel senso che dopo i 15 minuti che stavamo parlando c'è stata la classica frase, vabbè grazie, al che io lì mi sono impuntato e ho detto, eh no, ma prendo la parola io e inizio a parlare. Ho iniziato a parlare anche lì, ho dato sfogo a tutta la mia vena logorroica e alla fine del colloquio e fatto capire che mi avrebbero preso. Ero super emozionato, grato, felice, perché vi ripeto, questa catena mi piace molto, soprattutto dal punto di vista del rapporto che si ha col cliente. Non tutti i clienti, però poi vi racconterò, perché c'è un rapporto molto umano rispetto ad altri tipi di clienti. Comunque è una clientela non selezionata, però c'è meno ressa rispetto ad altri store, no? Rispetto ad altre catene, quindi si riesce ad avere un rapporto più umano con la persona che viene in negozio, e quello mi piace da morire, perché appunto sono un logorroico e a me piace chiacchierare con le persone, mi piace capire bene i loro desideri, cosa vogliono, e cercare di accontentarli in tutti i modi. Infatti mi sto trovando bene da quel punto di vista. Poi vabbè, ci sono stati casini mazzi con la burocrazia italiana, ma comunque ragazzi, tutti i prodotti che sto usando, come al solito, li trovate nel link in descrizione, ve lo metterò, cercherò di ricordarmelo visto che l'ultima volta non me lo sono ricordato, però ecco, me lo ricorderò. Prima di iniziare a parlare della vera esperienza, parliamo dell'assenza dai social. L'assenza dei social non è voluta, nel senso che io amo i social e vorrei che questo fosse il mio lavoro finale, però chiaramente sto imparando, mi sto formando in questo nuovo mondo che è il retail, e prende tanto tempo, mi prende, calcolate che entro alle 10 e finisco più o meno alle 7, quasi tutti i giorni. Ed è molto pesante tornare a casa e poi mettersi a registrare, e sto cercando appunto un balance per capire. Infatti oggi sto registrando, che è il mio giorno libero in teoria, però ho detto no, voglio parlare con i miei angeli e dirgli cosa sta succedendo, voglio raccontargli le ultime novità, voglio parlare con voi, insomma, lo sapete che a me piace un sacco parlare con voi, raccontarvi quello che mi sta succedendo più di ogni altro video in realtà, quindi volevo proprio parlarvi, non vedevo l'ora. Però è chiaramente molto difficile, perché devo trovare un balance. Comunque sono passato da che ero sempre libero, sempre in casa, a stare molto tempo della giornata fuori casa, e quindi mi devo abituare, devo trovare appunto un nuovo equilibrio. Io spero di trovarlo subito, perché a me premono tantissimo i social, lo sapete, io amo stare qui e amo parlarvi, quindi vorrei, ve l'ho detto migliaia di volte, vorrei che questo fosse il mio futuro. Però comunque volevo anche scoprire come il mondo del retail, perché non so se ve l'ho mai detto, ma il mio sogno è quella di aprirmi un mio brand. Il mio sogno è aprire il mio brand, avere il mio brand. E quindi ho detto, sai che c'è, voglio vedere io di prima mano com'è il retail, per vedere come vengono venduti i prodotti, come funziona, qual è il rapporto tra venditore e consumatore. E secondo me l'unico modo per imparare tutto ciò è mettersi sul campo e provare, vedere, scoprire. Quindi volevo proprio fare questa esperienza a prescindere da tutto. E a questo punto più o meno la base l'ho fatta. Alla fine metto giusto un po' di illuminante sulla base, metto quasi sempre questo di Clinique, il Flower Highlighter, perché è un illuminante molto leggero, molto subtle,
Quindi non si nota più di tanto e va bene, chiaramente perché non posso andare in drag. Io ho già detto qualche volta che una mia nuova challenge personale era quella di non vestirmi più di nero. Indovinate di che colore mi devo vestire al lavoro? Eh sì, total black! Quindi quella è stata un attimo una colpa perché ho iniziato a lavorare praticamente subito dopo il decluttering che avete visto. E ho buttato dato via un sacco di cose nere. Quindi mi sono ritrovato all'ultima a dover fare shopping per prendere cose nere. Niente, è stata una ricaduta negli abissi, nel senso, in realtà mi ha fatto capire, vestendomi di nero, mi ha fatto capire quanto io stia meglio con i colori grigi, un po' polverosi, un po' spenti, se vogliamo. Raga, è stato un attimo uno shock perché non l'avevo mai notato e poi quando l'ho notato ho detto cavolo, ho sprecato anni col nero e via. Ma io so che voi avete letto una cosa nel titolo e mi state dimandando a quel paese perché ancora non ne ho parlato. Sì, parliamone subito. Come sta andando questa esperienza? L'esperienza di per sé sta andando bene. Ho fatto un sacco di amicizia con le mie colleghe, che bacio se mi stanno guardando. Ho avuto già delle clienti stupende a cui mi sono affezionato, gentilissime. Però non è tutto oro quello che luccica. Infatti ho avuto già qualche episodio poco carino. Perché cosa succede? Io sono un addetto vendite, poi parte del mio lavoro è anche truccare le clienti, farle le pieghe, assisterle, a farle una cura della pelle. Comunque, in generale, il punto finale chiaramente è la vendita. Io cerco sempre di essere molto educato e molto gentile nel rapportarmi con le persone, con un certo distacco però... un distacco caloroso, mettiamola così. L'altro giorno è entrato un signore che non ha salutato, io l'avevo salutato, però ecco, non si può pretendere un saluto a tutti. Niente, questo signore neanche mi guarda, io gli ho chiesto se avesse bisogno di una mano, mi ha mezzo ringhiato e mi ha detto di no. Ok, quindi io sono andato avanti e... ho continuato a sistemare, a riorganizzare, aspettare che magari entrasse qualcun altro per assisterlo o assisterla. Fatto sta che a un certo punto questa persona si gira e mi fa «Si può avere una mano?» E io ho detto «Certo signore, arrivo subito». Arrivo e lui fa «Quanto costa il profumo Chanel?» Non faccio un respiro e vado per dirgli il prezzo del profumo Chanel. Come vado a dirgli il prezzo, questo mi guarda e fa «Ma credi che io sia scemo?» Io lì per lì non capivo, cioè la risposta che mi veniva da dare era sì, però non mi sembrava il caso, quindi l'ho guardato e ho detto «Prego?» Questo mi guarda e fa «Volevo sapere il prezzo scontato!» E gli ho detto «Guardi, purtroppo non c'è lo sconto su questo prodotto, quindi non so cosa fare, nel senso, mi dispiace, se vuole le faccio vedere qualcos'altro». «Ma com'è possibile? In centro costava X di meno, in centro costava Y, in centro di qua siete dei ladri, non è possibile, di qua di su per giù». E l'ho guardato e stavo zitto perché che cosa facevo? Un'altra persona gli avrebbe detto «Vado in centro a prenderselo allora, che vuole da me?» Cioè se lo trova a un prezzo davvero così vantaggioso in centro lo prende in centro. Ma sarei io il primo a comprarlo in centro a quel punto. Il tipo però se n'è andato continuando a urlare che eravamo dei ladri e che non si poteva fare così. E vabbè. E questo è uno, però bene o male non c'era stata nessuna insulto nei miei confronti. Era stata un po' criticata l'azienda, però cioè io conosco l'azienda da anni, ve lo ripeto, quindi... so benissimo che in realtà è un'azienda che mette sempre molte offerte vantaggiose, quindi non direi mai che sono dei ladri, però vabbè, queste sono scelte di vita. A un certo punto, un altro giorno, arrivano queste due signore, due signore abbastanza grandi di età. Erano già arrivate signore
abbastanza grandi di età, perché dove si trova il negozio in realtà sono molto residenziale, quindi ecco, c'erano tante e ci sono tante persone così, un po' âgées. Di per sé io in realtà mi trovo molto bene con queste signore un po' più grandi, perché sono sempre gentili e non lo so, mi sento sempre un nipote quando mi parlano e boh, sono troppo carine. Come prodotto per le labbra vado a usare il Vinyl di Maybelline, il rossetto più a lunga tenuta che esista alla faccia del mondo. Metto sotto una matita di non importa che colore, giusto per aiutarmi a disegnare il bordo. Arrivano queste due signore, anche lì io saluto e loro non salutano. Non mi salutano e vanno, guardano direttamente la mia collega, io sono l'unico ragazzo del negozio, e chiedono aiuto a lei. A me, vi dico la verità, non me ne è fregato nulla in quel momento, perché già non mi saluti, quindi se vuoi andare dalla mia collega, per me va bene così. Però con la mia collega rimane solo la signora più anziana dalle due. L'altra invece stava continuando a guardarsi intorno, guardando il negozio, che cosa c'era, e super giù, cioè io la stavo guardando, ma a un certo punto le sento chiedere quanto costasse questo determinato profumo, e sì, sempre di Chanel. A quanto pare le persone maleducate amano Chanel. Mi chiede tra sé e sé, ad alta voce, quanto costasse questo profumo, la sento. Mi avvicino e le dico, se avessi bisogno di una mano, che le potevo dire appunto quanto costava il profumo. Questa si gira inviperita, manco gli avessi, non lo so, ucciso l'ultimo esemplare di Dodo davanti, mi guarda e fa, so benissimo quanto costa, lo uso da 19 anni. Ebbene zia, allora continua a usarlo. Che ti devo dire, buon per te, sono felice per te. Lo usa da 19 anni sto profumo e chiede quanto costa, vabbè. Facciamo finta di niente. Come mi giro per andarmene, avevo capito che comunque non le serviva il mio aiuto, le sento pronunciare questa frase. Ma ti pare che mi faccio aiutare da uno così? Io a quel punto non sapevo se entrarle in rovesciata sulle caviglie, prendere la rincorsa e darle una craniata, lanciarla nel naviglio, o non lo so, o stare zitto. Alla fine ho fatto mente locale e sono stato zitto. Mi ci è voluto proprio tanto autocontrollo, però sono riuscito a stare zitto. Mi sono allontanato, vi dico la verità, mi ha fatto molto male come frase. Infatti dopo mi sono allontanato un attimo, perché sentivo che ero sull'orlo del pianto, ma perché non capivo, cioè era una frase detta con così tanta cattiveria gratuita che per me era fuori dal mondo. Io non, proprio non posso capire, ti sto dando una mano, ti sto cercando di aiutare, non c'è bisogno di rispondermi così. Comunque, se vuoi pensare qualcosa di brutto, pensalo, ma non lo dire tra i denti per farmelo sentire. Non lo so, io molte volte penso che la moralità, la bussola morale delle persone non solo non punti più verso nord, ma proprio si sia rotta, cioè l'hanno persa in mare, buttata nel bosco, persa nelle sabbie mobili, non lo so. È proprio una cattiveria gratuita, quasi una violenza rispondere così, perché io in quel momento ero una persona che stava cercando di aiutare e tirare così in faccia un aiuto mi ha fatto proprio schifo, posso dirlo? Cioè, da dire che per una persona del genere ce ne sono 10 che poi sono amorevoli, hanno voglia di chiacchierare, hanno voglia di consigli, hanno voglia di sentire come la tua giornata, ti raccontano come è andata la loro. Quelle 10 persone ti fanno cancellare il ricordo di quella singola persona, però in quel momento mi ha fatto tanto male. E sì, ci saranno sicuramente altre volte in cui succederanno cose simili. Vi dico la verità, se non avessi lavorato lì le avrei risposto male, le avrei risposto molto 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 male. Però ecco, sono stato più potente io e sono stato zitto. Detto questo, Angeli,
Io comunque vi racconterò, vi terrò aggiornati soprattutto nelle mie storie. Che fatemi sapere se anche a voi è capitata, sono capitate esperienze del genere dove magari vi hanno trattato male sul luogo di lavoro o altro. Me lo potete raccontare con un commento, o se avete voglia di sfogarmi nei miei messaggi, mi mandate un messaggio e io vi risponderò. Detto questo, Angeli, questo è il make up che io faccio tutti i giorni per andare a lavoro. Una base molto naturale, semplice, che non appesantisce tanto. Il rossetto non è sempre questo. In realtà a volte metto semplicemente un lip gloss, a volte non metto niente, semplicemente del burro cacao. Però ecco, mi andava di mettere questo in videocamera perché mi piace tanto. Però sì, la base è esattamente questa, quindi una base molto leggera che resista dopo ore e ore, e devo dirvi la verità, a me piace molto. Sì, il colore potete notare che non è esattamente matchy matchy, è un po' più scuro, però mi abbronzerò? Non lo so, io ci spero. E niente, appunto, fatemi sapere queste cose, se avete avuto esperienze del genere, cosa ne pensate di questo nuovo lavoro. Io vi prometto che cercherò, mi sforzerò oltre ogni limite per portarvi contenuti, perché mi piace stare con voi, mi piace chiacchierare con voi. Come al solito, grazie mille davvero per ogni messaggio che mi mandate, ogni commento, per tutto quello che fate, io sono grato. E come al solito, be safe, be cool and be you. Ciao Angeli!